Ah, ciao a tutti ragazzi, ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei andare a approfondire un brand che, di cui non ho mai parlato, ma ne hanno già parlato online qualche canale. In Italia, ovviamente, il carissimo Mr. Moss, che ringrazio per avermelo fatto scoprire tempo fa, e però ho avuto l'occasione da poco, e apro una parentesi, ringrazio vivamente la persona che mi ha spedito questo sample set, questo Discovery Kit di Angelos, come avrete visto ovviamente nel titolo del video, e mi ha fatto super super piacere. Questa ragazza si chiama Emanuela e mi ha praticamente omaggiato di varie sue cose che avevo in collezione, che insomma si vede che non utilizzava più. Insomma, mi ha fatto questi regali bellissimi che porterò anche magari più avanti, di cui uno è il sample set di Angelos, che è un brand che vi consiglio vivamente di andare a vedere un po' la storia in generale. Lui, un naso greco, è veramente 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 bravissimo secondo il mio punto di vista. Non mi piace tutto, cioè mi piace, ma non ovviamente acquisterei tutto. Ovviamente ho già fatto un acquisto perché ne ho trovato uno barra due, che poi vedremo nel video, che mi hanno veramente veramente fatto innamorare. È una sorta di classifica per il mio gusto personale. Inizierei col video. Allora, il sample set è questo qua. Ora sono tutti sold out sul sito, ho visto. Più o meno si possono comporre un po' come uno crede che credo sia meglio per lui o per lei per fare l'acquisto. Ovviamente sono più profumi di quelli che vi presenterò io oggi, quindi in collezione ne hanno vari. Alcuni sono discontinuati, alcuni andranno poi a essere insomma riproposti, perché ho contattato pochi giorni fa per avere due informazioni. È stato gentilissimo, tra l'altro, quindi se avete qualche dubbio, qualche domanda, andate sul sito. Comunque ha un bannerino iniziale dove vi spiega inizialmente, non so, quando fa le spedizioni, perché essendo una persona unica a sia comporre la parte olfattiva che quella delle spedizioni e la cura del, cioè praticamente customer service, è un po' più magari a rilento che un classico negozio che magari ha tutta la parte di supporto di personale o di altre persone, insomma, che possono aiutare per le spedizioni. Allora, inizierei con la posizione numero 1, che è Cuir Florissant. Scusate la pronuncia francese, ma faccio veramente schifo. Ovviamente li avevo già spruzzati su Mouillette qualche giorno fa. Questo me lo sono già dato su pelle oggi perché è stupendo. Ovviamente, già come descrive il nome del profumo, è un cuoiato floreale. Più cuoiato, più una versione cuoio ruvido, abbastanza imponente. Può spiazzarti un po' la parte iniziale, quindi l'apertura potrebbe un attimo lasciare dire che cos'è, anche perché tutti questi profumi, aprendo una parentesi, hanno tutti un richiamo vintage, quindi comunque sono ispirati a lavorazioni di profumi vecchio stampo, quindi riportati ovviamente in una chiave moderna, però qua per dire il cuoio lavorato con uno stampo molto retro. Secondo il mio punto di vista, forse, non voglio esagerare, è uno dei profumi cuoiati più buoni che io abbia mai sentito, sono sincero. Su Mouillette permane, come sui vestiti, Mouillette e vestiti, permane molto molto di più la parte esperidata che c'è iniziale, quindi un po' più pungente, ha un'evoluzione nettamente diversa che su pelle. Su pelle danno ovviamente il meglio, sulla mia per dire si addolcisce molto e prende una sfaccettatura simile, prendiamola veramente con le pinze, ma veramente molto con le pinze, alla Tuscan Leather nel dry down, ma proprio con le pinze. C'è ovviamente quella parte di violetta che un po' lo aiuta e lo fa diventare un po' più attuale, mettiamola così, quindi un po' più facile al naso per chi magari è già abituato a sentire tipo un Tuscan Leather, quelle cose lì, lo aiuta un pochino a immergersi nella nostra, diciamo, epoca più moderna. Però si sente che ha uno stampo retro stupendo, è stupendo questo profumo, infatti lo metto al primo posto perché secondo il mio punto di vista, a livello qualitativo e a livello prezzo, perché qua stiamo parlando di 150 euro all'incirca, più o meno siamo su 150 euro,
con la spedizione compresa. Ovviamente lui spedisce dalla Grecia, quindi non c'è dogana da pagare. Qua c'era la batch ultima che ha prodotto, che erano disponibili due pezzi, ho dovuto assolutamente acquistarla perché non potevo non farlo, perché è davvero, davvero stupendo. Vogliamo parlare di durata e proiezione? Devo dare un voto da 0 a 10, 10, 10. Durata è una cosa infinita, Funtello. Senti anche dopo, puoi sentirlo anche dopo una doccia, tranquillamente continui a sentirlo su pelle. È veramente un profumo stupendo, ripeto, stampo un po' retro, però è un profumo cuoiato meraviglioso. Consiglio assolutamente, se state cercando un profumo cuoiato, fatevi fare un sample set oppure prendetelo anche blind buy, perché secondo il mio punto di vista vale la pena assolutamente. È un profumo comunque molto semplice e molto sfruttabile. Secondo me il dosaggio, ecco, diciamo che dovrebbe essere un po' moderato, perché sennò rischia di essere troppo questo profumo. Quindi ha bisogno di un paio di spray, a dir tanto. Quindi io personalmente oggi me lo sono messo sul dorso della mano e me lo sono messo uno dietro al collo, e io già lo continuo a sentire da quando mi sono spruzzato il profumo. Quindi proprio è veramente veramente tosto da questo lato, a livello proprio di prestazione. Ottimo profumo, ripeto, consiglio, lo metto al primo posto qui il Florissant, bellissimo. Allora, secondo profumo è Irida, o Irida, non so come si pronunci, è francese. Il colore qua non si vede bene, non vi ho fatto vedere quello di prima, è piuttosto scuro. Allora, quando l'ho contattato per Queer, per avere due informazioni, gli ho chiesto quando sarebbe stato disponibile questo, perché ovviamente era sold out, a un prezzo tra l'altro eccezionale, 105 euro, formato 30 ml su tutti. Gli ho chiesto quando è possibile reperirlo, perché è stupendo questo profumo. Lui mi ha detto che praticamente è in produzione e arriverebbe nel giro di qualche mese. Se fosse stato disponibile l'avrei comprato subito insieme a Queer, perché è qualcosa di eccezionale questo qua, secondo il mio punto di vista, eh? Leggermente verde in apertura, e poi tutta la parte che già è percepibile, che è il cuore e il fondo, secondo me si sentono già abbastanza bene, sono già distintamente distinguibili alcune cose, che sono il burro di iris, che qua si sente ed è strepitoso, secondo me, a livello di qualità, secondo me è veramente bello, 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 bello. Non so quanto ci sia di sintetico, quanto ci sia di naturale, non me ne frega niente da questo lato, perché il profumo è equilibrato in maniera perfetta. Cioè, è perfetto questo profumo, secondo me. E ogni volta che me lo do su pelle, qua tende a rimanere un po' più la parte polverosa, sulla mia invece tende ad addolcire un po' di più. Non riesco a smettere di sentirlo. C'è tutta la parte di violetta, ovviamente burro d'iris, c'è gelsomino. Su un uomo sta benissimo, secondo me sta benissimo. Su Parfumo, su Fragrantica lo definiscono ovviamente unisex tendente al femminile, alcuni proprio completamente femminile, ma è una cazzata. Non fidatevi a soprattutto Fragrantica, perché secondo me dicono un sacco di cagate, secondo il mio punto di vista, soprattutto dove c'è la somiglianza con altri profumi. Non date ascolto a quelle parti lì, perché il 99% scassano. Comunque, come dicevo, ha una parte burrosa d'iris, quindi morbida, veramente avvolgente, e poi c'è tutta la parte sotto invece un po' più legnosa, quindi sandalo, c'ha un po' di vetiver che io non sento. Bello, 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 bello. Consiglio mio, se vi piace il fiorito, vi piace l'iris, vi piace tutta la parte che viene dall'iris, quindi anche quella parte leggermente polverosa, comunque quello che sa dare l'iris nei profumi, quindi per chi conosce l'iris sa di cosa sto parlando, qua per me potrebbe tentare con un blind buy come in Queer. Secondo me questi due sono tranquillamente dei blind buy. Bellissimi, 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 bellissimo, stupendo anche questo. L'ho messo solo in seconda posizione perché uno è discontinuato, due è a pari, ma sono due cose completamente diverse dal primo, quindi un genere completamente diverso. Si sente la sua mano, quindi si sente quell'aspetto un po' vintage, ma qua molto meno che nel Queer, secondo me. Quindi è molto più attuale, tra virgolette. Ovviamente mantiene quella mano e non si discosta dalle altre proposte. Ma veramente un profumo stupendo. Ripeto,
€105 secondo me è un affare assoluto appena esce, quindi appena potete rimanete sul sito per rimanere un po' aggiornati, ecco, sulle uscite e tutto il resto, ma appena potete acquistatelo, perché ripeto, per chi piace quella nota è un profumo stupendo, è veramente stupendo. Allora, terza posizione ho messo, scusate la pronuncia, già in anticipo, Grasse Dorian, che è ovviamente quello più orientale, come si può magari dedurre dal nome del profumo. Ne ha già parlato il carissimo Mr. Moz su un suo video, penso sui profumi autunnali, ma non mi ricordo sinceramente, ma ne ha già sicuramente parlato. Direi che è un profumo che non fa proprio per me, ma è un profumo fatto veramente molto molto bene. Allora, è molto tosto in apertura, secondo il mio punto di vista. È veramente tanto tanto percepibile la parte fiorita, c'è tanto benzoino, quindi c'è molta parte calda, leggermente pungente su alcuni aspetti. È ovviamente un orientalone vecchio stampo. Ammetto che è un profumo 50-50 sul femminile e maschile, quindi sfruttabile entrambe le parti. Lo metterei un filino più sulla parte femminile. Ha una buona durata anche questo qua, non vi ho detto su quello di prima, ha una durata un po' più scarsettina degli altri, quindi è un po' meno performante. Volevo aprire questa parentesi perché mi sono dimenticato di dirlo prima. Su questo invece siamo su una via di mezzo. È un profumo secondo me veramente invernale, adatto molto all'inverno, più che altro, più che autunno lo metterei più nell'inverno io personalmente. Non è una coppia di niente al momento, secondo il mio punto di vista. Se uno lo volesse ipoteticamente acquistare al buio, può essere Shalimar, ecco, se proprio vogliamo metterla su quel mondo lì, comunque sul mondo Guerlain, quindi un po' con lo stampo. Ovviamente non c'entra niente con Shalimar secondo me, quindi, però ovviamente ha quello stampo, quindi se piace quello stampo un po' più retro orientale, sicuramente vi piace questo qua, senza ombra di dubbio. Allora, qua andiamo su il quarto profumo, che è in posizione numero 4, che è il Audi Loud. Ovviamente io l'ho già sentito tutti prima di recensirveli. Un ottimo, ottimo profumo, ha una bellissima apertura di fiori, quindi molto percepibile l'ylang ylang, mischiato a una parte animalica. È presente molto la parte fiorita indolica, molto domesticato, molto molto mettibile, quindi stampo vintage, stampo retro. Qua siamo molto vicini, ma veramente molto vicini, secondo me, a Fiona di Tsuga. Non so chi l'ha mai sentito, Fiona di Tsuga è pieno di note animali, ambra grigia, muschio di cervo, c'è un sacco di fiori, tutta la parte indolica. È molto pulento. Questo sembra il suo fratello addomesticato, molto molto più tranquillo, fratello tranquillo di Tsuga. Molto più presente la parte di benzoino, molto più presente la parte fiorita, stampo veramente molto vintage. La durata è nella media, bello, 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 soprattutto su pelle ha una bellissima evoluzione, almeno sulla mia lo vedo piuttosto bene anche a livello di evoluzione. Tutti ovviamente, come dicevo all'inizio, da provare su pelle, assolutamente, perché su mogliette hanno un altro effetto. E basta, direi che proseguirei col prossimo. Allora, arriviamo con l'ultimo, il quinto, che è Figue de Vertu. Ovviamente un profumo al fico, scusate ancora la pronuncia perché ovviamente sarà sbagliata. Allora, da amante dei profumi al fico, perché a me piacciono particolarmente i profumi con note e comunque basati sul fico, questo mi ha più o meno lasciato indifferente, non che non sia buono e non che sia buonissimo. Si sente questa parte fresca, acquatica, verde, si sente molto bene distintamente il fico. Ho comprato poco tempo fa Figue Noir di Hubigan e è un profumo molto più scuro, ovviamente quello, molto più cupo davvero anche nell'utilizzo, più affumicato, più fruttato, ha tutto questo aspetto più caldo, mentre questo qua è un po' più fresco, luminoso, acquatico, quindi ha queste sfaccettature
un po' diverso ovviamente da Ubigan, però la lavorazione mi sembra molto simile, quindi c'è sempre quello stampo a vecchia maniera che lo fa risultare, secondo me, molto molto bello, molto molto sfruttabile. Questo forse è il più sfruttabile di tutti, ammetto. È un profumo che va benissimo per qualunque occasione, è un profumo che risulta piuttosto inoffensivo dall'utilizzo quotidiano, quindi non dà fastidio ovviamente, o può non piacere a qualcuno magari che, non so, con cui lavori o con cui hai a che fare magari durante la giornata, in 8 ore, 9 ore, 7 ore, 6 ore, quelli che fate di lavoro. Quindi è un profumo che è piuttosto sfruttabile. È anche quello meno originale, secondo me, secondo il mio punto di vista. Fatto, ripeto, molto molto bene. Io sento molto questa parte verde, leggermente agrumata, ma veramente leggermente agrumata. Qua siamo veramente sul 100% unisex, forse qua, forse un filino più maschile, ma forse, però lo metterei al 100% unisex, ma non mi ha stupito, ammetto, l'ho messo in quinta posizione, un buonissimo profumo, ripeto, ma non mi ha stupito. È fatto molto bene, ha tutto quello che serve per essere un bellissimo profumo signature, quindi potrebbe diventare tranquillamente, se uno piace il fico, un profumo firma quotidiano. 7 ore se ne fa. Proiezione, se vogliamo proprio parlarne, si sente e non si sente, quindi molto discreto, come dicevo prima, rimane molto inoffensivo dal punto di vista di utilizzo, quindi non potrà mai infastidire nessuno. Ripeto, quello un po' meno originale. A chi piace il fico sicuramente si troverà bene anche qua. Potrebbe essere una validissima alternativa, perfetta a tutto quello che c'è sul mercato, se si vuole qualità, un certo tipo di lavorazione, e sicuramente a livello di prezzo sono eccellenti, non ottimi, eccellenti. Secondo me siamo sempre intorno ai 130-140, massimo 150 euro, se non qualcosa di meno su questo, perché mi ricordo che era uno tra quelli nella media prezzo. È l'ultimo che comprerei, ecco, diciamo, non è tra quelli che mi ha stupito di più di tutti. Però ora andrei con le conclusioni. Non saprei che altro aggiungere, perché i profumi di per sé sono veramente stupendi, sono veramente veramente belli e vale sicuramente la pena provarli. Provate ovviamente anche le alternative che danno sul sito, perché ci sono tanti altri profumi, penso che ne abbia dai 12 ai 16 in catalogo, adesso non mi ricordo bene, con i numeri faccio abbastanza schifo, si è visto, però ha altre alternative, altre proposte. Ripeto, i primi per me da sentire sono Queer e Irida, sono profumi strepitosi, stupendi. Irida, tra l'altro, come dicevo poco fa, ha un prezzo eccellente, perché è eccellente quel profumo a livello di prezzo, perché 105 euro, più se aggiungete 10 euro di spedizione, 115 euro 120, se vi va male vi prendo un 30 ml stupendo. Queer, cosa posso dirvi, l'ho acquistato subito dopo pochissimo che lo stavo indossando, ho dovuto assolutamente acquistarlo perché è un profumo meraviglioso. Scrivete nei commenti se avete già provato qualcosa di Angelos, se avete già, sicuramente qualcuno avrà già testato o sentito parlare di questo brand. Iscrivetevi al canale se vi va di iscrivervi, e basta, vi aspetto al prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti.